Oggi mazzo Infinite, sì, siamo già arrivati a Infinite, siamo già belli inturbantati, siamo già belli sulla linea del tryharding e la gente è ludopatica. Fatemi sapere con che mazzo state rankando, perché sto provando vari mazzi con gli Ota, soprattutto con l'Ultron, che sembra una carta molto carina, e anche con Lich. Il Lich... Il Lich. La situazione è la seguente, siamo a 1413 con 7366 punti snap, tipo io ieri ero già a 1200, mi sono svegliato oggi che ero a 1400. Regà, non so com'è possibile sta cosa, io devo avere 24 ore su 24 su sto gioco, impossibile. Perché sto tirando dritto e dal 90, ho raggiunto il 90, ho iniziato a giocare il Galactus con il pacco junk, questo che state vedendo, e ho tirato dritto, regà, è veramente veramente divertente, è veramente molto forte, perché soprattutto non si aspettano Galactus le persone, perché in qualche modo tu vai a giocare questo mazzo con Galactus, tu ti fai il tuo gioco del junk, ok? Tu ti fai il tuo gioco e poi metti che in una partita riesci in qualche modo a Klugard, metti la barone di sinistra con la White Widow, con Green Goblin, oppure qualche game particolare che hai bisogno del Pro Pix con Daredevil. Regà, questo mazzo fa punti, non c'è niente da fare. Il junk è sempre un mazzo forte e riesce a tenere testa ad ELA. Cioè io ho arato, è il distruttore di ELA per eccellenza questo mazzo, e mi fa molto piacere questa cosa. Intanto vi faccio subito vedere come funziona il mazzo. A parte tutto che sto incontrando sempre le stesse persone, perché attualmente siamo relativamente pochi qui ad Infinite, e mi dispiace, posso dire. Però tant'è vero che ci sono alcuni ragazzi che sono anche sul gruppo Telegram, di cui parliamo non solo di Marvel Snap, ma anche di anime, ma anche di serie Marvel, ma anche di tutto quello che vuoi. Vieni su Instagram, no, su Telegram, però vieni anche a seguire su Instagram, non si sa mai. Allora, questa è una delle mano più brutte che possono essere capitate in un deck del genere. L'avversario si ritira perché dice vai a fare in culo. Allora, prima cosa che vi posso consigliare se giocate, se decidete di giocare un Galactus di questo tipo. Parte tutto Nebula. Nebula è una carta molto importante, vi consiglio di settarla sempre al turno centrale, perché al turno centrale voi vi concentrate i vostri Daredevil, i vostri Ravonna e voi nelle altre due location con Sentry, con i Goblin, cercate in qualche modo di non giocare carte, ok? Beh, potete giocare benissimo anche un Geppino così, oppure un The Hood così gli sputate in bocca con Coso, con Annihilus. Ok, molto bene questa cosa. Io direi Daredevil qui, visto che Camartage per i Goblin è distruttiva. Lui gioca Ravonna, va bene. Goblin. Dammi Goblin oppure White Widow. Ok. Io direi The Hood, io direi Jeff. Ok, il doppio demone, raga, è molto bello avere il doppio demone in mano. E comunque, posso dire una cosa, se Jeff mi va, è esatto, che pareggiamo i conti. Ora, altra cosa, non vi focussate su Galactus, perché se vi focussate su Galactus non lo farete mai, sappiatelo. Sapevatelo, anzi. Ecco, Nebula e Demone io direi di settarli intanto. Ok, perfetto, il Lich. Bello. Bellissimo. Io direi di fare il Pro Pix subito, no? Facciamo il Pro Pix subito e come va va. Anzi, siccome abbiamo la prio, io il prefix lo farei anche nel turno, nella location centrale su Camartace, sapete? E poi che cosa si può giocare? Sul labbro si può giocare il Green Goblin, si può giocare Log Goblin se ci esce, si può giocare veramente tante cose. Sono preoccupato su Camartace. Ma è troppo forte fare sta roba del prefix. E infatti si ritira. Daredevil per questo mazzo è essenziale, raga. Io vi consiglio, a parte Nebula nel turno centrale, nelle carte di turno 2, dare sempre priorità a Ravonna. Ravonna è una carta molto importante per questo mazzo, perché i Goblin sono scontati di 1, c'è il Profix scontato di 1, e vi permette di fare delle combo molto più rapide e molto più veloci. Spectrum, Ongoing. Beh, lo sono contento di trovare gli Ongoing, perché c'è qualcuno che adesso ha un più 8 di effetto a destra, nel campo di destra. Sono molto contento di questa cosa, perché Longwing era relegato a se stesso e mi fa piacere che tante volte così viene rielaborato. E poi, se ci pensate, secondo me Claw è stato toccato perché deve uscire Namora, se ci pensate. Namora con Namor, ricordate tipo agli albori che si giocava Namor a destra con Claw al turno centrale. Alla location centrale oggi non so parlare, con Onslaught al centro. Ricordate sta roba, cazzo. E The Hood con Jeff. Ok. Non è buona sta roba. Non è per niente buona sta roba. Jean Grey. Bravo. Questa è una brutta situazione. Perché devo giocare il demone per forza qui? E poi devo giocare Annihilus per forza qui.
Luke Cage. E mi sa che il ragazzo mi ara. Però vediamo se riesco a chiuderlo. Riesco a chiuderlo con Sera. Per essere sì. E per essere sì devo farlo, raga. Devo farlo. Devo farlo. Lui va a 12. Meno 2 va a 4. Allora lui c'ha Spectrum, no? Lui c'ha Spectrum. Spectrum dà un più 2 a tutto. E lui dovrebbe vincere. Lui andrebbe a 10. Lui andrebbe a 10. E se io giocassi Spectrum? Cioè io sto ragionando lui come può arrivarci a 14 punti qui. Come può arrivarci? Alla fin fine è la carta che mi permette di battere su Spectrum. Ecco. Vediamo. Perché andare è inutile. Ecco qua. Fammi vedere se lui arriva. No Manfing. No Azmat. E ha vinto ugualmente. Vabbè, oh, rompimi tutto. Cioè, basta che sono deck diversi da quello che sto incontrando e puoi rompermi, anche se è un deck tossico quello. No, ho sbagliato. Fai il The Wood. Fai The Wood. Fai molto... Fai The Wood, dai, fai The Wood. Ora, vediamo di riuscire a fare... Queste sono le location che odio di più a sto mazzo. Cioè, sono belle perché se riusciamo a fare delle combo col Profix sono molto divertenti. Però... a trovarle, capito? Demone. Ok. Green Goblin. A questo punto lo farei a destra il Green Goblin. Niente, a posto. A posto così. Io vi giuro che vorrei fare Galactus in uno di questi game. Però è situazionale Galactus. Soprattutto con Central Park non lo faremo mai. Ok, lui gioca su Cascata del Guerriero. Magic. Illuminami. Vabbè, dai. Vabbè, dai, ma che sto a vedere? Ma che sto a vedere? White Widow con Nebula. Ok. Oh, cazzo. E a sto punto mi verrebbe a fare il Profix qui. Che può tirare? Bello. Bello così. Sera. Perfetto così. Perfetto, io snapperei. Per non saperne niente, io snapperei. Farei così. Farei così. E anzi, secondo me lui gioca qui a sto punto. Secondo me lui gioca qui. E poi se esce a Nalus gli sputiamo in bocca The Wood. Ah, maledetto tuo Odino. E mo come vinci? No, non mo come vince. Se lui c'ha Jeff vince. E lui non ce l'ha. Non ce l'ha e vinciamo. Ce lo portiamo a casa. Lo reveal lì, maledetto, ci aveva. Mi piace quando ce la fai da dei mazzi. Mi piace. Anche perché se voi state notando, comunque, arrivati già adesso a Infinite, è molto più fluido il gameplay. È molto bella sta roba, perché è molto più fluido. Le persone sanno che cosa giochi, vanno in predict, però sanno come giocare il mazzo. Forse è anche per questo che sto nerdando come se non ci fosse un domani. Ravonna sulla londa di sinistro. Regà, facciamo i buchi. Io non lo so, uno snappettino lo farei in predict. Quanto ci scommettiamo che tu sei un destroyer che vuole farmi la pelle e che mi serve assolutissimamente il Profix? Se becco il Profix è fatta Deadpool. Ok. Perfetto. Dammi il Profix. Dammi il Profix e non ne parliamo più. No. Ecco. Parliamo del laboratorio gamma. Io potrei fare subito Goblin per essere. Ma se Goblin mi va a destra, io non faccio nulla. Vogliamo fare sta roba? Nebula Jeff? Meglio. Ok. Ok, perfetto. Mi serve il prof, fratello. Mi serve il prof in una maniera assurda e vinciamo sto game. Molto bene. Sarà un l'ennesimo destroy con... con cosa, come si chiama? Con Shang. Io spero di no. Spero di no. Spero vivamente di no. Ho Goblin. Goblin e The Wood sul laboratorio gamma. Jeff non lo spostiamo per il momento, tanto perché non ci interessa. Vediamo.
Bello quello spaziettino lì, bello, sì, in bocca. Anche se lui andrà a distruggere, quindi fotte letteralmente tutto di questa cosa. Vai. Ok, perfetto. E poi? Vabbè, è un visionario quel Carnage. Mi dà, non mi, regà, non mi dà quello che mi serve. Non mi dà quello che mi... Non mi ha dato il Profix. Cioè, avessi avuto il Profix subito, avrei vinto la partita. Giochiamo Sentry. Sentry Demone. Lui c'è una Killmonger, sicuramente. E Nico Minoru sarà esponenziale il suo Deadpool. Sarà veramente esponenziale il suo Deadpool, ho paura. Deadpool, Killmonger? Madonna. Che punti. Abbiamo perso, raga. Abbiamo perso. Abbiamo letteralmente perso. Sì. Qua, frate. Non mi ha dato il prof. Molto bene così. E poi ci sono queste situazioni. Poi ci sono queste situazioni che io l'adoro. Perché sembra che giusto giusto a te serve una carta per vincere il game e non te la dà. Capito? Oh, 200 crediti. Dammi le porto a casa. Posso dire comunque che la variante di Psylocke è qualcosa di fenomenale. Ci siamo. Overture T. 1848, il mio compagno di stanza è la Liot. Spero per te di no. Strange Academy. Ok, abbiamo robe adesso. Abbiamo robe, abbiamo una bella start. Retrofognare, retrofognare, perfetto. Retrofognare, io direi a sto punto Jeff. Non Nebula. Cable. Un 1000. Il 1000 rompe. Soprattutto se prende Annihilus, rompe. Io devo passare. Molto bene. Ha preso Annihilus, mi sa, Cable. Green Goblin con Nebula. Blocchi. Finita. Abbiamo perso. Cioè, pensa tu che... tu avendo Loki puoi semplicemente giocarlo e vincere il game. Lui ha 7 carte. Capito? Ma che tu non provi a fare la magagna con lo goblin? Ok. The Wood. Molto bene. Fammi prendere la prio. Che cos'è quello? Vabbè, guardiamo il lato positivo. Me l'ha fatto lui, Galactus. Guardiamo il lato positivo. Io ci provo ugualmente. Spero che non abbia un goblin. A sto punto. Fratello, ma che te lo dica a fare? Tutte le carte. Tutte le carte, tutte le carte. Ecco come utilizzare Galactus. Utilizzate Loki e vi assicuro che se beccate contro un Galactus lo fate 100%. Boh, snap al primo turno. Nebula al turno centrale. Ci abbiamo tutte le carte possibili e immaginabili. Io ti posso dire solamente una cosa. Se questo è un altro Loki, io vengo, ti prendo e questa variante che c'hai tu, questo avatar infinito, lo faccio bianco. DGJ è bianco. Sti cazzi. Thunderbolts, bello. Daredevil. No. Daredevil. No, White Widow qui? Ci sta? E perché dove giocare da te? A questo punto me lo gioco tutto a destra. Cazzo mene. Mondo di Mocio. Ti pareva. Daredevil. Mi fa molto piacere questa cosa. Mi fa veramente molto piacere questa cosa. Mondo di Mocio e c'è Brood. Molto bene. Sentry, a sto punto. Sentry, fai Annihilus a destra e vediamo di vincere il game. In qualche modo. Ok, mi dai un goblin? Chiedo. Ok. Vediamo che ci... come ci delizia lui. Ci delizia con Claw e ci delizia con Wasp. Ok. Io ci provo a fare Green Goblin con Jeff, ma a sto punto mi sa che mi interessa molto di più fare questo. Non posso fare Galactus, raga, lui se l'aspetta al 100%. Lui se l'aspetta, ma proprio matematico se l'aspetta. Lui
Lui farà Oslaught qui, no? Lui farà Oslaught qui e farà la bellezza di 9 punti. Io ci arrivo a 9 punti? Ci arrivo a 9 punti. Facendo questo. Il problema è che io qua, che lui va a Sage facendo Oslaught. E teoricamente dovrei anche vincere se lui fa Oslaught. Perché io qua vado a 17 con Nebula. Io qua faccio sta roba. Qui dovrei vincere. Sono 10 punti. Vediamo. No. Cominciamo ugualmente. Sti cazzi! Godereccio, fratello. Godereccio, altro che fantacalci. Calcoli matematici in tutto in testa, cioè. E io direi di fermarci qui. Fatemi sapere cosa ne pensate del mazzo. Fatemi sapere che mazzo state utilizzando voi in questo momento. E cosa ne pensate degli altri. Bravi.